Giovani e memoria, quando la storia si intreccia col presente. La Shoah e l'ISIS, morti assurde che restano nella memoria del mondo, non dissimili dagli attentati che hanno sconvolto Parigi, Medio Oriente e tutta l'Europa. Al Palazzo San Giacomo di Napoli due conferenze organizzate dall'assessorato al lavoro e da quello alla cultura e dal turismo, per parlare dei valori da tramandare alle nuove generazioni. Un'occasione per dare spazio ai giovani, ma allo stesso tempo per non dimenticare. La giornata si è difatti aperta con la presentazione della quarta edizione dell'IMUN, simulazione dei processi diplomatici, che ha visto fra i protagonisti l'assessore al lavoro del Comune di Napoli, Enrico Panini, ed il console USA, Colombia Barros, che ascoltiamo ai nostri microfoni. È importantissimo farli conoscere meglio la complessità del nostro mondo, farli interessarsi a quel potenziale che c'è nella diplomazia, nel sedersi a un tavolo con persone che sono diverse, che hanno culture diverse, posizioni diverse, per poter dimostrare come il parlare è un miglior meccanismo per poter arrivare alla pace. Predisporre un laboratorio nel quale in lingua inglese i ragazzi le ragazze si confrontano con problemi di grande attualità. Secondo, un avvicinamento alle istituzioni mondiali, quale è l'ONU in modo particolare, e quindi Napoli diventa per alcuni giorni una capitale mondiale. Come ogni anno si ricorda la Shoah ed in questa occasione è stata annunciata una settimana di eventi che si snoderanno fra appuntamenti culturali, videoproiezioni e dibattiti. Ne racconta ai nostri microfoni l'assessore alla cultura e al turismo di Napoli, Nino Daniele, e l'organizzatore degli appuntamenti, Nico Pirozzi. Questa giornata deve assumere un aspetto particolare, credo che debba essere la giornata della memoria ma anche la giornata dell'indignazione. Sono 7 anni che portiamo avanti questo nostro progetto evento, sono numerosissime, io credo che siano intorno 50-60 gli eventi che sono programmati a Napoli e nell'intera regione Campania. Quest'anno anche per la prima volta fuori dei confini regionali, difatti saremo presenti con 2 eventi in Toscana e 1 in provincia di Cosenza.